Nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto, i titoli degli argomenti che andremo a trattare all'interno di questa puntata. Nasce la figura del sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale. Giani, il bilancio di metà mandato. Aeroporto Peretola, entro ottobre la fase di realizzazione dell'opera. Un sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale e due segretari questori per l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Queste le nuove figure a supporto degli organi di governo regionale, la cui introduzione è stata approvata a maggioranza dall'aula di Palazzo del Pegaso. Si tratta di un percorso di lungo periodo che nasce da una volontà che era maturata in maniera molto chiara da parte del Presidente della Giunta regionale di affiancarsi un sottosegretario alla presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali, che lo coadiuvasse nell'esercizio delle funzioni collegate al suo mandato. La riforma dello statuto era stata effettuata lo scorso anno dal Consiglio regionale, ma servivano le leggi di attuazione per consentire operatività a questa figura. Ieri il Consiglio regionale in via definitiva quindi ha dato operatività alla figura del sottosegretario, dotandola di uno staff operativo di segreteria, fornendo tutte le strutture che sono funzionali all'esercizio delle sue funzioni. Mi piace però sottolineare come in questo passaggio normativo ci sia stato anche il rispetto di quanto il Consiglio regionale aveva voluto, cioè che l'istituzione della figura del sottosegretario avvenisse senza un aumento dei costi della politica. Infatti si è stabilito che l'inserimento nel contesto degli assetti della Giunta regionale della figura del sottosegretario avvenga con una corrispondente riduzione delle indennità degli assessori in modo tale che ci sia un'invarianza nei costi finali. La stessa cosa vale per i segretari questori, che vengono quindi inseriti all'interno dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale senza aumento di costi per la politica, perché gli altri membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale vedranno una corrispondente riduzione delle loro indennità per fare spazio ai segretari questori. Era già stato modificato lo statuto per prevedere la figura del sottosegretario. Oggi noi abbiamo approvato il trattamento e il personale di supporto che deve coadiuvare questa figura di sottosegretario. Una figura che esiste in tante regioni italiane, dove amministrano o hanno amministrato un po' tutti i partiti, sia di destra, sia di sinistra, sia i 5 Stelle. Quindi non si capisce perché da parte di alcuni c'è stata invece una contrarietà all'istituzione di questa figura. È una figura che può risultare importante e molto utile per un migliore e maggiore collegamento tra i lavori del Consiglio e quelli della Giunta. Quindi è una figura che farà lavorare meglio entrambi i contesti e quindi a giovarne saranno i cittadini toscani, perché se l'amministrazione pubblica aumenta la qualità è chiaro che aumenta anche l'efficacia e quindi aumentano anche le risposte che noi vogliamo dare. Su questo atto Italia Viva ha deciso di non partecipare al voto. Noi fin dall'inizio abbiamo fatto una battaglia di carattere politica, siamo stati gli unici ad essere contrari a istituire un nono assessore, a istituire due sottosegretari ed aumentare l'ufficio di presidenza da 5 a 7 persone, 5 cariche politiche che a nostro avviso sono eccessive. Su questo abbiamo portato avanti una battaglia politica, in primis io in solitario, anche il mio partito, ma anche poi alla fine anche altri consiglieri, e continuiamo nella nostra coerenza. Siamo ormai arrivati a metà del mandato e riteniamo eccessivo un appesantimento dei costi della politica anche in un momento molto delicato di crisi economica, di difficoltà del personale dipendente. C'è un contenzioso aperto con le organizzazioni sindacali, c'è una vertenza molto delicata, tante sono le vertenze anche nel mondo del lavoro, e quindi crediamo che in questo momento abbiamo chiesto di soprassedere, perché a nostro avviso non è opportuna. Si è visto che in 2 anni e mezzo di mandato, come abbiamo espresso anche peraltro un giudizio positivo sull'operato della Giunta in questa prima metà del mandato, si possa proseguire in quella direzione. Siamo stati coerenti, non abbiamo partecipato al voto perché ritenevamo che questo non fosse opportuno. Per noi è utile una figura, ovviamente a costo zero, tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale.
ma se è scelto all'interno del Consiglio regionale, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini, che ci sia una figura che faccia da raccordo politico tra la Giunta e il territorio, cioè assolutamente per noi è utile. Poi in realtà non abbiamo capito se è utile o meno per il Partito Democratico, perché hanno aspettato 2 anni e mezzo a portare la legge in votazione all'Aula. L'hanno portata dicendo al termine di un'assemblea regionale del Partito Democratico 5 mesi fa, quando al Presidente Gianni venne chiesto se avrebbe o meno istituito questa figura, e l'ha derubricata a una figura necessaria a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta. Quindi se serve a riequilibrare la rappresentanza del Partito Democratico in Giunta, ci sembra un po' una forzatura. E alla fine il nuovo eletto segretario regionale Fossi, poco più di 10 giorni fa, ha detto che non è adesso il tempo di istituire il sottosegretario, ad oggi non ci serve. Quindi non capiamo perché il Partito Democratico abbia voluto per forza votare questa Roma in aula. Se non serve a loro, abbiamo votato contro per questo. Siamo favorevoli, abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario, perché in questi 2 anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente, l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio, nelle varie commissioni, nella presentazione di proposte di legge, quando parlavamo di bilancio, di ambiente, di lavoro, di sanità. E quindi riteniamo che la figura del sottosegretario, auspicando che questa nomina avvenga, ripetendo che è a costo zero, quindi a invarianza di costi per la politica, venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza, che comunque ha anche delle corsie preferenziali, dei rapporti preferenziali con la Giunta, ma soprattutto l'opposizione nel capire, purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito, quali siano le strategie del Presidente e della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve, come per esempio il piano dei rifiuti, il piano dell'aria, il piano dell'acqua e anche tutto il tema sanità, che a noi ci sta molto al cuore. Spesso si parla anche di mancanza di risorse in tema di bilancio. Ecco, noi vorremmo avere una figura all'interno del Consiglio regionale con cui rapportarci quotidianamente per avere una serie di risposte che molto spesso mancano da parte della Giunta. La figura del sottosegretario come dell'allargamento dell'ufficio di presidenza, laddove abbia una funzione di utilità in qualche maniera per il nostro lavoro e quindi per il lavoro che serve a tutti i cittadini, ha un senso e quindi non siamo contrari in maniera ideologica. Quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo, e soprattutto in una fase dove nel Consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea, ARPA, quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative, spendere 500.000 di euro per dare un appannaggio, un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche. Mi viene da dire che il sottosegretario ha lo stesso appannaggio di personale di un assessore, quel non assessore che con tanta energia Eugenio Giani ha cercato all'epoca per i suoi equilibri interni della maggioranza. Ecco, riteniamo che sia una cosa scorretta, riteniamo che non sia l'atteggiamento con cui ci si dovrebbe approcciare alla politica e anche alla gestione delle nostre attività. Sanità, economia con PIL e occupazione che hanno recuperato i livelli pre-pandemia, infrastrutture, politiche di welfare. Sono gli ambiti toccati con numeri, dati e tabelle per un'analisi degli esiti dell'attività amministrativa e di governo. È il bilancio di metà mandato del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che il governatore ha presentato nel corso dell'iniziativa che si è svolta al Teatro La Compagnia di Firenze. Un periodo nel quale hanno indubbiamente inciso la crisi pandemica e il conflitto in Ucraina. Giani ha poi sottolineato i 5.920 progetti approvati con il PNRR, che significano 6,6 miliardi di euro, ai quali si aggiungono i 3,3 miliardi dell'Unione Europea. Sul bilancio di metà mandato, questo è il commento di alcuni consiglieri regionali di opposizione. Un giudizio negativo. Non disconosciamo il tema Covid, sicuramente ha dominato nella prima parte della legislatura, ma rispetto alle promesse fatte, rispetto alle risorse a disposizione, rispetto anche allo stesso PD che ha una maggioranza di fatto assoluta all'interno del Consiglio regionale, poche sono le leggi che sono state fatte, poche le riforme strutturali, pochissime le opere pubbliche fino ad oggi portate a termine. Molti annunci, molte conferenze stampa, molti chilometri percorsi, ma veramente poche sono le notizie positive per i cittadini toscani.
un giudizio alquanto deludente, fatto esclusivamente di slogan, si promettono 100.000 posti di lavoro e soprattutto si dice che andremo successivamente a visitare tutti gli ospedali per verificare le carenze, soprattutto nei pronti soccorso. Ecco, noi questa visita come gruppo Lega l'abbiamo già fatta, abbiamo già perlustrato e analizzato tantissimi pronti soccorsi della Toscana, direi quasi tutti, e potremmo noi fare una relazione al Presidente Gianni di quanto siano in difficoltà in medicina d'urgenza i nostri medici, i nostri infermieri, le nostre ossa all'interno di pronto soccorso della Toscana. Basta slogan, ormai 2 anni e mezzo di giunta sono già passati, ci aspettiamo delle risposte non per noi ma per tutti i cittadini toscani. Addirittura il Presidente Gianni si spinge oltre, va al 2030, dando già per scontato la sua rielezione. Ecco, di questo noi non siamo per niente convinti, come Centrodestra Unita siamo pronti nel 2025 a governare la Toscana. A nostro avviso il giudizio è negativo. A sua scusante possiamo dire che è entrato in un momento come la ripresa della seconda ondata del Covid che certamente non lo ha aiutato e questo bisogna dargliene atto. Attualmente, ma alla fine della pandemia, la sua direzione è sicuramente contraria a tutta la nostra visione politica, una visione neoliberista, volta soprattutto alla realizzazione di grandi opere, a nostro avviso assolutamente non condivisibile, a cominciare dall'aeroporto che oggi ha ribadito in aula essere tra le sue principali priorità, come non abbiamo assolutamente niente in comune. Abbiamo visto il disastro anche della sanità pubblica che non è assolutamente aiutata. Colpa anche del governo Meloni, sì, però probabilmente si potrebbero fare delle scelte diverse, mi riferisco anche alla dismissione di tutti gli ospedali periferici iniziata dal Enrico Rossi e sicuramente non ostacolata dal Presidente Gianni. La volontà della Regione è quella di realizzare la nuova aerostazione a Pisa e la pista che può consentire gli obiettivi di sicurezza ed abbattimento dell'inquinamento acustico nello scalo di Peretola. Con queste parole il Presidente della Regione Eugenio Gianni ha risposto all'interrogazione dei consiglieri di Italia Viva Maurizio Sguanci e Stefano Scaramelli sulla posizione della Giunta rispetto all'iter realizzativo della nuova pista dell'aeroporto di Peretola e per conoscere lo stato di avanzamento del progetto. Da qui a Pasqua, nemmeno un mese, Toscana Aeroporti invierà il materiale che nasce dal dibattito pubblico sul progetto di pista declinata di 2200 metri, che è una pista che va a temperare sia l'inquinamento acustico e atmosferico, sia le problematiche di sicurezza per quello che oggi significa invece una pista perpendicolare all'autostrada che ha un cono di volo dalle 30.000 alle 50.000 persone nei borghi di Peretola, Brozzi, Quaracchi, Mantignano, Ugnano, parte di Novoli. La pista invece sarà rivolta verso quello che oggi possiamo identificare da un lato il distributore Agip o la stazione di Firenze Nord e dall'altra la collinetta dei rifiuti di Case Passerini. Questo progetto presentato a Toscana Aeroporti sarà da ENAC portato nelle sedi competenti per l'acquisizione del parere VIA e VAS, ovvero valutazione di impatto ambientale e valutazione sanitaria. A questo punto, penso per settembre-ottobre, potrà il progetto ripartire con l'esecuzione materiale dei lavori. Aver avuto oggi il governatore Eugenio Gianni che è venuto in aula a ribadire con forza che la pista si farà, che addirittura entro Pasqua è possibile avere, come dire, i progetti definitivi in attesa della via della VAS per poi addirittura entro ottobre riuscire a iniziare un minimo di lavori, ci fa sentire molto più sereni. Devo dire che tutto questo poi va anche in perfetta linea con quanto asserito stamani mattina dal sindaco Dario Nardella, che tra le 15 opere più importanti, quantomeno da iniziare entro la fine del suo mandato, c'è proprio la pista di Peretola, la nuova pista d'aeroporto di Firenze. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.